Diversi commercianti riuniti in un comitato spontaneo della via Garibaldi delle traverse limitrofe sono intervenuti in merito alla risoluzione del problema parcheggi nella zona della via Garibaldi che va dalla prefettura a Piazza Castronovo e che sta creando non pochi problemi e del quale si è ampiamente letto e discusso sia sulla stampa che sui social. Da qualche giorno assistiamo a un teatrino che a nostro avviso non giova alla causa, confonde non poco tutti gli attori e mal rappresenta il pensiero di un nutrito gruppo di commercianti che si è costituito in un comitato spontaneo, scrive appunto il comitato dei negozianti in una nota. Fermo restando la volontà dell'amministrazione comunale, alla quale sono state espresse in più sedi le difficoltà tramite diversi interlocutori, non volendo entrare nel merito specifico della presenza massiccia dei vigili e dei ausiliari che impediscono non solo la sosta breve ma anche quella istantanea, gradiremmo che i portavoce dell'associazione Le Vetrine della via Garibaldi parlassero a esclusivo nome dei propri associati, in quanto non tutti i titolari di esercizi commerciali che insistono nella zona si sentono rappresentati o ancora abbiano dato mandato di rappresentanza all'associazione stessa. Le osservazioni del caso, continua il comitato, sono state espresse all'assessore al commercio, l'avvocato Daphne Musolino, e ci risulta che per la risoluzione della grave difficoltà sono state messe in campo tutte le azioni necessarie. Confermando quindi la massima fiducia nell'operato dell'amministrazione, che siamo certi agisce con uno spirito costruttivo e di certo non a danno dei commercianti, auspichiamo, concludono poi i negozianti sottoscrittori della nota, una buona collaborazione con l'Associazione dei Commercianti della via Garibaldi, chiedendo anche l'iscrizione alla stessa per intraprendere azioni comuni.